Negli anni 60, oltre l'8% della popolazione italiana era analfabeta. La RAI collaborò con il Ministero dell'Istruzione il 15 novembre 1960, domenica dunque l'anniversario, nacque un programma storico. Non è mai troppo tardi. Oggi capiamo ancora meglio che quello fu il primo esempio di didattica a distanza. C'era un maestro elementare, Alberto Manzi, che riuscì là dove la didattica a distanza in tempi Covid sembra fallire. Alessia Mari. Cari amici, buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Dopo la guerra, la ricostruzione, all'inizio del boom economico, c'era un'Italia che ancora non sapeva leggere e scrivere. Troppi, spesso anziani o abitanti di zone rurali, erano rimasti indietro. Il Ministero dell'Istruzione chiamò la RAI e nacque Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Alla lavagna Alberto Manzi, maestro elementare scovato all'ultimo momento, chiese grandi fogli di carta e cominciò a disegnare. Voi qui avete potuto leggerle. Perché? Perché io ho scritto per immagini. Ebbene, questi stessi segni, pino, mare, nave, casa, sono, diciamo, delle immagini simboliche anche queste. Lezioni ogni sera prima di cena, dopo una giornata di lavoro, magari nei campi. L'impatto sociale fu dirompente, la vita di molti dei nostri bisnonni cambiò. Mi hanno detto che adesso va all'ufficio postale e riscuote la pensione da solo e non fa più la croce, è vero? Nel 1961, l'anno dopo il suo inizio, il censimento degli italiani registrò in Italia più dell'8% di analfabeti, 6,6% uomini, il 10% delle donne. L'Italia accettò l'idea che l'alfabetizzazione e in generale la crescita culturale erano un bisogno sociale collettivo. Moltissimi conseguirono la licenza elementare grazie a un maestro creativo che dopo la TV si inventò un timbro al posto delle fredde schede di valutazione scolastica. Invece un timbro fa quel che può, quel che non può, non fa. Un giudizio estremamente preciso, scientificamente esatto. Fui denunciato alla Procura della Repubblica. Manzi inventò la didattica a distanza prima del Covid. Quella di oggi però, sofferta da studenti e docenti, sembra priva di quello spirito che allora aveva funzionato. Oggi abbiamo un'esperienza diffusa di didattica a distanza, ma spesso molto primitiva, in cui si usa la didattica tramite computer, facendo finta di essere tutti quanti insieme in una classe. Il maestro Manzi si rivolse a un intero paese usando in maniera innovativa un altro strumento, la televisione. Di questa occasione per farvi. E lui è Jim Bridenstine, capo della NASA, nominato.